Eccomi qua. Vediamo se stavolta con Thank You for the Music siamo più fortunati. Mentre intanto, sì, già vedo arrivare una signorina. Vedo arrivare una certa Mariangela Martino. Vediamo se riusciamo a metterla in trasmissione. Intanto io però subito per sicurezza controllo come sta andando su Facebook, Lo so che non è molto carino, ma lasciamo un attimo meglio la sicurezza in questo momento, che la Martino ci sia. Martino ci sta, andiamo ad aggiungerla. Pronto, pronto Martino? Oddio. Ecco, vediamo che succede. Eccola! Una bellissima immagine di Mariangela ferma. You're in the show, mi dice qui al WhatsApp. Ci Tu stai sei. fermo, non ti sei in paralisi. No, io mi sto muovendo. Come vedevo te prima in Banci? paralisi. Ciao, guarda che faccio i giochini. Eccoli qua. Bene, Ma ciao. che ti sei? Ciao Mariangela, piacere di conoscerti. Non ci siamo mai visti io e te. Eppure mi pare di averti già visto da qualche parte, la scusa che usavano una volta, adesso non la usa più nessuno, penso, Adesso non si può fortunatamente. dire di averti visto online, si dice. Ti sento un po' morte. Senti, ma tu cosa? Ti sento un Ti po' volevo morte. portare non so come mai. Vediamo se io riesco usando le cuffie invece. Perché sembra che con la Intanto cuffia. Sì. salutiamo con affetto i nostri amici isolati, anch'essi, come noi. Vi salutiamo con affetto, ma non troppo, perché sennò poi ci scambiamo i liquidi salivari. Vediamo un Ho po'. già detto la porcata, così, la porcata delle ore 18. Ma mi sembra giusto, ma cioè, tu sei così, sei trasgressiva, no? Sì, sono una ribelle. Siccome non lo sono stata da adolescente, approfitto adesso. È un classico. Cioè, poi uno si ripiglia con gli interessi. Beh, io mi sono fatta il mio set. Ti piace qui così? Mi Ma è bellissimo. sono Sì. puntata anche la lampada alogena in faccia, che così mi fa effetto Barbara D'Urso. Anzi, spero che non si vedano i baffi. Dimmelo, se si vedono, che allora li metto anche in No, maggiore non, evidenza. non, non, ma, no, ma non si dice questa cosa, poi non ci sono, non ti preoccupare. Senti, ma se io ti intanto io ti taggo, come si suol dire, ok? Taggami, Così è una almeno cosa vediamo un po' se piacevole? finisci già di. Ti taggo. Sì, non fa male. Dicono che non faccia molto male. Vediamo un po' che cosa succede. Perché non mi fa taggarti? Vabbè, mettiamo così, invece ti taggo come Mariangela Martino. No, mia faccio. E ci sono sempre un po' di inconvenienti, eh? Ci sta, vediamo. Come Tu nel diceva frattempo, Funari. che dici? È Eh? bello la diretta? Bravo. Diceva così. Funari, mitico. Ma Diceva senti, anche un'altra cosa, posso dirla? dai, dilla, so già dove vuoi arrivare. Diceva che la televisione è come la cacca, la devi fare ma non la devi guardare. Senza parole. Sai che sono sostanzialmente molto d'accordo? Sono molto d'accordo con lui, sai? E Cioè, infatti noi per quello non riesco a siamo qua a fare modificare il sta cosa. post. Certo. Sì, assolutamente. Ma io ti volevo Ma portare in poi, giardino. magari, anche perché io non ce l'ho. Me l'hai detto. Io ce l'ho. Vediamo se regge la connessione. Vedi? Vedi che c'è il giardino, guarda. Aspetta, eh. Ah, sai che quando hai detto vedi che c'è il giardino, hai visto che io mi sono girata alle mie spalle? Non sto bene. Ti sei bloccato, la tua connessione da povero non regge lo spostamento in giardino.
No, non stai bene, però ti vogliamo bene, anche se non stai bene, ti vogliamo bene comunque. Forse il fatto che ti vogliamo bene ti farà bene in futuro. Pensa che cazzata che sto dicendo. Mi stai Non ho capito, c'ho la contagiando, voce di un Marianza. robot. Ecco, vedo che ti sei messo di spalle alla libreria, come si usa fare adesso, per dare l'idea di Adesso sì, essere delle persone perché ho adulte. visto che. Esatto. Ma poi mi sono accorto che se mi sposto di là, si allontana la connessione, funziona meno bene. E quindi non voglio perdermi Penso che questa sia la cosa. stessa scusa che Sì. usano i politici quando in televisione, quando vengono presi a casa. Tu dici, eh? E Ci tra sono l'altro su comunque molti questo ospiti. ci sono molti Sì. ospiti. Li salutiamo con un Sì. bacio infetto. Sì, tanto tutti. Esatto, visto Li che. No, ma salutiamo. non pare che non passi attraverso il web. Non c'è Ma qui. tra un po' cambierà anche questo. Penso che si dirà che passa anche così. Oddio, ti sei fermato. Aspetta, perché qua è un gran casino. Mi sa che è meglio che tolga Facebook, va? Ho tolto Facebook. Di là. Sul Senti, cellulare, perché io però faceva. volevo aggiungere Sì, un'altra aggiungi, giù, delizia, aggiungi. un'altra perla alla libreria alle tue spalle. Ora, la libreria è alle tue Sì. spalle, in gesto di resa verso la cultura. Con questo mi pettino. Certo. Rimasto senza parole, vorresti insultarmi? Continuiamo a sparire con la connessione. Io spero che riusciamo a reggere, perché ogni tanto uno dei due sparisce. Però dai, fa parte dello spettacolo, dai. Senti, ma partiamo con uno dei tuoi monologhi. Ma certo, volentieri. E io partirei proprio dall'ultimo, quello che ho pubblicato ieri e che ha alimentato su Sì, che mi è piaciuto Facebook tanto. delle discussioni nelle quali io non c'entro mai Qualche nulla, polemica. tra l'altro. Una volta che tu lo pubblichi, è come se non fosse più tuo, gli altri Esatto, parlano, ma tu non esisti più, vero, litigano tra di vero. loro. Ma quello è il bello, che loro litigano tra di loro. Ma è giusto che sia così. Ciao, litigate pure. Ok, io ti ascolto e faccio, guarda, Una faccio coreografia. buio. Vediamo cosa succede facendo buio. Ma che roba. Va? Bello, La cultura? La cultura. bello. Mutazione antropologica da quarantena. Vivo in Lombardia, nella regione più ricca d'Italia, la più produttiva, la protagonista del PIL nazionale, dove vi è la sanità pubblica migliore d'Europa. Eppure da 2 mesi a questa parte noi lombardi sogniamo di risvegliarci molisani o lucani, perché lo stivale oggi calza meglio a metà polpaccio. Del resto ce l'avevano detto, no? Che questa esperienza ci avrebbe cambiati. I più risoluti amanti della città, i goduriosi, i viziosi, i massimi fruitori dei servizi del nulla, ora invidiano coloro che vivono in campagna o a ridosso di boschi e montagne, perché costoro possono farsi una bella passeggiata senza pagarla 533 euro e soprattutto senza che figuri nel certificato dei cari dipendenti. Il residente nel centro storico permutterebbe senza indugio il suo appartamento signorile dalle rifiniture di pregio con un bugigattolo infame, purché collocato in qualche isolata periferia, in quanto così sarebbe lecito prendere l'auto per spostarsi e schiacciare sull'acceleratore e sgasare per strade deserte come dei veri tamarri e sgommare la ripartenza del semaforo verde. Diversamente noi possiamo sgommarci solo le montagne. E io ormai monto in auto solo per accenderla, così qualche minuto per mantenere in vita la batteria. Una volta ogni 15 giorni. Stessa frequenza con cui ormai mi faccio la doccia. Il supermercato, poi.
mai ritenuto da nessuno luogo intrigante, ora è covo di appuntamenti carbonari, ove amici e amanti si incontrano segretamente tra cibo per cani e carta per culo, eludendo i controlli della sbirra. Oh, ci avevano avvisato! La quarantena fra di voi, persone migliori! Ma io, più tempo passa sola con me stessa, più scopro quanto mi disprezzo. E più mi disprezzo, più mi do importanza. L'isolamento vi permetterà di dare il giusto valore agli altri. E noi sogniamo, sogniamo di ritornare ad accalcarci l'uno sull'altro ad un concerto o in qualsiasi altro rito orgiastico. Ma sentiamo anche, per paradosso, montare dentro di noi la voglia di menare tutte quelle persone che nella vita non ci hanno capito e che non ci hanno voluto bene, o forse ci avevano capiti ed è per questo che non potevano volerci bene. Vabbè, più consapevoli, noi adesso ci sentiamo pronti a calarci nella fase 2, che per Freud era anale, ma quasi certamente lo sarà anche per noi. Bene. Io faccio lo spettatore, presentatore, Grazie. spettatore, amico. E carbonaro dei supermercati. Carbonaro dei supermercati, nonché ultimo ad averti visto il 22, cos'era, il 21 febbraio, Mariangela. Sì, io ho chiuso i teatri, ho Hai dato chiuso quattro che c'è. mandate ai teatri quella sera. È colpa tua praticamente, nel senso che tu hai chiuso, basta, da quel momento, basta, cioè, Dopo di tipo vedi la me, Martina, nulla. nulla, vedi la Martina e poi muori, cioè, nel senso che tipo, basta, fine. Tra l'altro qui sono connesse delle persone che dice, ti stanno salutando, perché sto guardando anche su Facebook, ci sono Rebecca, praticamente gli amici, Rebecca, Pierre, Viviana, c'è Arianna, vediamo un po', Cioè, eh. quelle persone che c'erano quella sera a Non pensare che teatro. c'era quella sera, sì, esatto. Non pensare che c'era quella sera, non così poche, però le persone clou della sera, quelle che quelle che gravitavano intorno al Festival del Fantastico, ahimè, spostato a, non lo so, su qualche satellite di Saturno, però lo facciamo, Non parliamo del futuro, il eh. No, futuro non esiste. non esiste, il futuro non esiste. Il futuro è Oddio, un questo è. concetto. Era caduto il telefono. Ok. E quindi, ma senti, questo monologo a me piace un sacco, eh? Ma com'è che ti è venuto questo monologo? Allora, Dai, devo dire confesso. che mi è stato in parte anche ispirato dal mio muso. Che sei tu? Che mi hai detto che tu ti travesti da carbonaro e vai in giro per la città e ti dai gli appuntamenti segreti al supermercato. Sono dentro la legge, sono dentro, violo la legge stando dentro la legge, è la cosa migliore, è bellissimo. Io sto È andando a così che farmi. si cambia la legge, del resto. Esatto, dal di dentro, non dal di fuori. Quindi. Sai, come diceva Vasco, come Vasco diceva, le mie canzoni vengono così da sole, anche i miei monologhi da soli, dopo una settimana di riflessione, però. Nascono loro. Tada. Eh sì, sto facendo, guardi, sto provando un po' di inquadrature, vediamo questa, no, questa sei troppo piccolina, qui cosa c'è? Niente. Noi stiamo facendo gli esperimenti, eh? Questa piattaforma è molto carina, ti dirò, cioè, ovviamente semplice, però è carina. Ci permette di fare delle Senti, cose. io ho Sì, dimmi. preparato, mi sono trascritta qui alcuni dei commenti migliori o peggiori che A ho seconda. ricevuto, che hanno ricevuto i miei nuovi monologhi. Dici, dici, dici che sono sempre molto interessanti queste cose. Ci scrive un signore che poi dopo ha cancellato il suo commento, ma io l'ho screenshottato e quindi ce l'ho. Commenta il monologo, il video del monologo così. Ma che due palle! Ma non avete niente da fare? Ma andate alla URA! Ma come? Questo,
Ma infatti sono di due tipi i commenti. Uno di cui non me l'aspettavo, uno inerente al lavoro, che Ma tra quello l'altro io dico, vorrei commentare con vorrei, te. ma dico sull'andala, cioè vorrei, Esatto. vabbè, pronti, vengo, vado, ma un po', non potrei. Infatti, alla frase, ma non avete niente da fare? Eh no, siamo in No, quarantena, non abbiamo niente da fare. quello Ma facevo di andate a lavoro, ma lavorare? no, andate a lavorare è Scusami. bellissimo. Sì, Ma poi magari. io mi chiedo sempre, no, perché questa cosa tipo specchio riflesso si può rivolgere anche alla persona. Ma te invece che stai lì a commentare queste cose, non c'hai qualcosa da fare? Tipo specchio riflesso, no? Non mi hai fatto niente faccia di serpente, perché uno se lo chiede anche poi, cioè. Vabbè. In effetti di questo commento, l'unica frase su cui io non avrei da discutere è: ma che due palle. Uno è lecito che uno Anche si chieda. perché è generico, cioè genericamente, poi c'è sempre qualcosa di cui lamentarsi volendo, no? Se tu ci pensi, anche se non ci fosse questa situazione, uno, ma che due palle lo potrebbe dire tranquillamente su qualsiasi cosa. Ecco, non si accende, non so, ecco, il frigorifero è vuoto, che due palle. Cose così. Quindi, volendo, è una frase universale, ci sta. Sono quasi d'accordo con lui, a metà. C'è un'altra Ma spensata. Sì, senti, quindi ce ne leggi anche degli altri dopo. io ne avrei un altro sempre su questo monologo, perché questo qui è dedicato Ah, appunto ok. al vabbè, praticamente è stato, vabbè, leggo. Leggo. Ma questa sciocchezza profonda è facile da trovare. Che cazzo vuol dire? Vado avanti. Una grande cazzata. Ecco, no, non ci credo. Sono Sembrava fatta tornata? apposta, sembrava. Sei tornata. Una grande cazzata. Rileggila, rileggila. Una grande cazzata. In Molise non si muore magari di Covid, ma di altro. Vabbè, pure qui. Sei mai stata al Campobasso? Cani randagi ovunque, posti poco curati e miseria, molto prima del Covid. Capoluogo di regione, puntini puntini, ragionate e non rovinatevi il cervello. Ma sai che è veramente un capolavoro questo commento? È meraviglioso. Io ho rilevato. Prego. Dici, dici. No, no, Io no, no, ho no, no, sono rilevato rimasto basito. degli ossimori. È ricco di metafore, di figure retoriche questo È commento. vero, è Perché vero. sciocchezza profonda. Se c'è una cosa che non è profonda, è la sciocchezza. Beh, è vero, è un ossimoro, fantastico. Sì. Una grande cazzata. Ora, qua potremmo discutere a lungo sulla grande cazzata. La cazzata che cos'è? Ma di per sé è una cosa piccola, poi in genere anche la cazzata. Sai che ho fatto una cazzata, cioè, uno dice Madonna, ho fatto un disastro. Uno dice, sai che ho fatto una cazzata. Due ossimori. Due ossimori. Questo è un poeta. E invece poi c'è una cosa alla palissiana, che è quella che in Molise si muore, non solo di cose, ma anche di altro. E la palissiano, perché sappiamo che tutto, l'unica cosa certa è la morte, quindi quello sappiamo che lui ci ha ricordato che in Molise si succede come in tutte le altre parti del mondo. Non sono immortali. Non sono immortali, perché noi pensavamo che i molisani lo fossero, invece no. Lui ci ha ricordato questa cosa. Vabbè, fa una descrizione anche abbastanza poetica. Cani randagi, posti poco curati, miseria. Cioè, c'è anche della poesia, no? E poi niente, ci dice che ci fa capire che Campobasso, che lui sa che Campobasso è il capoluogo di regione, che lo sanno tutti perché. Tutti sanno che sono due città, cioè, vabbè. Esatto, quindi però ci ha ricordato, è giusto, perché la geografia è importante. E infine un monito per tutti. Ragionate e non rovinatevi il cervello.
Beh, però qui, ecco, bisogna dare, come dire, spezzare una lancia a suo favore. Dai, Angela, assolviamola alla fine. A parte che già uno che usa due ossimori, una cosa alla palissiana, e delle connotazioni geografiche che chi conosce la geografia al giorno d'oggi? Cioè, e tu per esempio, se tu vai a chiedere qual è il capoluogo di regione del Molise a una persona media dice, che ne so, Matera, Los Angeles, non dirà mai Campobasso, capito? Quindi è utile invece questo, cioè, quindi spezziamo questa lancia nei confronti di quest'uomo che, secondo me, è un saggio. Certo. Ci sta. Paolo Paolo, si firma Paolo Paolo, quindi anche all'interno del suo nome vi Esatto, è, c'è. diciamo, come dire, un rafforzativo, un'altra, c'è cioè una È pieno figura di retorica che figure rafforza. retoriche. No, sarebbe, com'è? Un'allitterazione. No, non è un'allitterazione. Non saprei come dire. Non importa. E poi tra le varie figure retoriche ravvisiamo anche la figura per eccellenza. Che sarebbe La figura la del merda! figura. Ah, ecco, quella è sempre in agguato. Tra le figure retoriche, quella è sempre in agguato. Sempre, sempre. Uno deve stare attento, basta poco proprio per pestarla, quindi vabbè. Oh, my gosh, come direbbero gli americani per non dire oh my god. E, insomma, quindi, però sono guarda, io ho notato questa cosa, che la satira ha due nemici. Uno è quello di non essere, ovviamente, di essere un pericolo per magari per il potere, per un sistema. L'altro è il non essere capita. Cioè proprio, ma non il non essere capita nel senso che, no, proprio non viene capita, non c'è lo strumento per capire la satira. C'è una cosa impressionante, per cui non so se si chiama analfabetismo cognitivo quella roba lì. Cioè tu non capisci che cosa sta facendo l'altro. Se l'altro sta facendo satira, adesso io sto facendo un discorso serio. Quindi guarda che ci sono tante persone che non la colgono questa cosa. Pensano che quello che tu stai dicendo, lo stai dicendo. Cioè, non capiscono che dietro c'è qualcosa e che lo stai mettendo in satira. Ti ho sconvolto, vero, per questa affermazione. Sei Beh, rimasta. diciamo che quando mi fai discorsi difficili, io ho detto adesso che cazzo dico. Però per fortuna io mi preparo sempre delle risposte Allora, guarda, mi sono preconfezionate, come dimenticato fanno i la tazza. politici. Mi sono dimenticato la tazza da David Letterman. Cioè, David Letterman ha qualche discorso un po' in serio, ecco, ce l'hai tu, vedi al posto mio. Ecco. Grazie. C'è la nostra amica Arianna Prea che dice che il tipo era riflessivo con tre risate. In effetti sì, è un tipo riflessivo. Oh, E Leo, ciao. invece che essere riflessivi, Sì. la satira che non risparmia niente nessuno, neanche se stessi, perché Neanche io se non mi stessi. risparmio neanch'io, la sua potenza è quella che tu la puoi fare soltanto quando riesci a non prenderti sul serio. Io stessa so che Certo. potrei dire delle cazzate. Ma certo. E poi c'è una, come dire, c'è una sorta di estraniamento, no? Cioè, quella roba lì, come dicevi tu prima, i monologhi diventano degli altri che poi litigano tra di loro. Cioè, a un certo punto c'è una sorta di osservatore. Tu stai osservando e quella cosa passa, in un certo senso. E Sì, quindi perché ormai non è è fatta. neanche tua. Non è niente di personale. No, è Sì, verissimo, non è niente di sì, sì. personale. Vabbè, per me bisognerebbe insegnarla. Scusa, non ho capito perché sei sparita un attimo. Allora, No, niente, dimmi, mi sono dicevi? scaccolata, ho fatto così. Ah, ok, pensa che non si è visto. Secondo me c'è stata una specie di autoprotezione del sito che ha capito. Non ti sento. Ti sento più. Sei diventato Ah, robotico. fa cosa? Mariangela, non Sì? ti vedo più. Sei ferma. Carta sulla retta, meraviglioso.
Mannaggia. Oh, Franci, ora non ti sei fermo tu, in un fermo immagine. Anche tu. Ci siamo stabilizzati. Vai. Ok, adesso ti rivedo. Non ho capito che mi hai detto, Sì, ma io faccio anch'io. da È stato un solo. momento di... Non sai che non mi ricordo nemmeno io. Tu vai, vai, fai da sola. Vai, fai. Madonna. Vabbè, i soliti incidenti di percorso. Allora, io adesso vi proporrei Vai, vai. la corsetta ai tempi del coronavirus, un altro tema di cui si è parlato tantissimo, un'altra categoria osteggiata, vergognosa, da dargli mazzate ai runners. Eh sì. Eh Se sei un sì, questi runner. poveri runners. Questi poveri ragni. Se sei un runner o uno sportivo in generale, ascolta le mie parole. Non perché noi si abbia una passione in comune, già che mai, mai io fui dedita all'attività fisica, ma proprio per la mia pigrizia, di cui ora mi pento. Da che il podismo viene scoraggiato e limitato, esso si è come trasfigurato, apparendo ai miei occhi appetibile, desiderabile, irresistibile e tanto da spingermi a credere che io ho sempre amato comunque. Non si tratta di un vile pretesto per uscire di casa, né di uno stratagemma per fare bella mostra di sé. Bella poi. Mostra, proprio femminile di mostra. Con tutto che non potendo più andare in giro a fare la figa, la corsetta appare come l'ultima possibilità per ricevere dall'esterno una conferma del mio esistere. E neppure si tratta di puerile attrazione verso il proibito, perché io, asociale, orsa e tignosa come sono, in quarantena ci stavo pure prima del coronavirus. O forse mi ci mettevano gli altri. Vabbè, comunque, adesso che in quarantena ci sta tutto il mondo intero, oh, io mi sento meno diversa. Sei un runner o uno sportivo, categoria con cui non ho niente a che spartire, fai come me. Corri negli spazi condominiali, fai garage e tombini. Fai una corsetta in cortile e poi una staffetta in singolo tra cantina, buca delle lettere e locale spazzatura. Pratica jogging lungo il perimetro del giardino condominiale, ma senza calpestarlo, perché esso è invalicabile, come recita il regolamento depositato presso l'Agenzia delle Entrate. Pena l'addebito totale delle spese delle giardiniere, che si sa, in condominio sono pesantemente gonfiate, spesso con il placet dell'amministratore. Ottimizza così gli spazi comuni e alla prossima rata ordinaria non ti sembrerà più di subire la solita rapina. Forse. Oh, runner. Ascolta il pentimento tardivo di una pigra che ora ha tanta voglia di farsi una corsetta, sebbene non abbia mai corso in vita sua, neanche quando era in ritardo al lavoro. Corri su e giù per le scale, umiliati a ripetere 100 volte il giro del locale caldaia, suscita l'ilarità del vicinato saltellando la corda sul balconcino. Turba i signori per bene del piano di sopra, che poi tanto per bene non sono, perché preferiscono in carta pecorire tra le loro mura piuttosto che abbassarsi alla corsetta condominiale. O peggio, andare a fare jogging sulla ciclabile e beccarsi così una denuncia penale. Il decreto del governo limita fortemente la nostra libertà di movimento, ma lascia inalterato un diritto ancora più sacro a noi italiani: la stronzata libera! La libertà di opinione e di parola. In virtù di ciò, io mi rivolgo a te, che sì, sei uno sportivo,
Ma mica ti devi preparare per le Olimpiadi che gli hanno pure rimandate, ma devi solo, come noi, poveri stronzi, tenere insieme la carcassa. Grande Mariangela, ecco, io Lux, andiamo, ci riprovo ad andare alla luce. Senti, questo è il primo che hai scritto durante la quarantine. Sì, e l'ho scritto perché questo Sì. È proprio molto molto autobiografico. Molto autobiografico. Niente, non c'è niente da fare, io mi torno dentro, scusami, ma il giorno che risolverò il problema di questa connessione farò tipo il mignolo col prof che conquisto il mondo. Eccoci qua, andiamo. Oh. Tu come vedi, tra l'altro tu hai una bellissima un bellissimo sfondo, veramente. Molto, ti dicevo che è molto streleriano. Sì, Grazie. eh. Mi piace. Si chiama Parete spaccata, è proprio uno Ok. stile che noi abbiamo fatto, cioè che praticamente è solo questa parete, tutte le altre sono lesionate, abbiamo Anzi, fatto qui e quindi questa è l'unica parete degna di essere vista. io pensavo che fossero proprio fosse il metro quadro, e poi tutto il resto è solo una. Non è una scena, è reale, insomma. Ah, sì, è reale, è reale. Pietra spaccata, mi suggerisce qua l'uomo che l'ha fatta. Si chiama Pietra spaccata. Famosa pietra spaccata, ah, bellissima. Mi ricorda tipo, c'è cioè quelle cose tipo quelle ambientazioni meravigliose, tipo ecco, Ronconi con l'Orlando Furioso, quelle cose che sembrano finte, che invece no, sono vere. È vera, vedi? Che te devo Qualcosa di dire? vero c'è. Qualcosa di vero c'è. Sì. E Liliana ci dice: fortissima, peccato la connessione. Vabbè, è un problema Grazie. serio. È un problema del carpinteri questo, mi sa. Ma il Ti carpinteri parlo? corre? I carpinteri no, fa lunghe passeggiate, faceva un tempo. Corre no, non corro più. Da 45-46 anni più o meno. Senti, hai qualche bellissimo commento ancora che mi piace un sacco. Sì, Ah, ecco. questo. Sì. Vediamo. Commento di questo video, perché ovviamente ogni monologo viene fatto un video. Il commento è: prendi almeno un po' di sole, però, dai. E anche qui Io uno si fa delle domande. si fa delle domande e non riesce a darsi neanche delle risposte, però dopo essersi fatto delle domande, perché quello è il problema. Prendi un po' di sole, sì, in cantina, cioè non so, tra la cantina nel passaggio, non so, ci sarà, c'è un passaggio a casa tua per andare dalla cantina al garage, immagino, qualcosa del genere. Infatti, la domanda è che io mi pongo è: ma lui, questo signore, sospetta che nel mio cortile non batta il sole? Oppure è solo una persona preoccupata che io assimili la giusta dose di vitamina D? Secondo me, la seconda che hai detto, io sono un ottimista, quindi sono inguaribile romantico, quindi magari lui ti ha visto nelle luci da scena un po' emaciata, un po' pallida, e allora si è preoccupato e ha detto, ma stamattino il sole lo piglia o non lo piglia? E quindi si è preso cura di te, è stata una forma d'affetto. Sì. No, non mi sembri molto convinta. Vabbè. Vabbè. Senti, ma io volevo dire anche questa cosa perché tu sei anche una musicista perché in questi spettacoli ci metti Una anche la musica. straordinaria musicista. Ecco, bravo, volevo dirlo, esatto, scusami, porca miseria. Avevamo concordato che dicessi straordinaria, mi sono dimenticato. Quindi se ci sarà una prossima volta, magari con una connessione che mi dica, tu ci fai qualcosa, ci suoni qualcosa? Assolutamente, sto preparando Jingle Bells.
Questa era sottile, nel senso che era tendenziosa, capisco dove... No, sei tu che sei un genio, io non l'avevo capita. Sì, sì, suonerò con molto piacere. Mio, non so se sarà un piacere per quelli che ascolteranno. sì, lo dico, io lo dico con certezza che sarà un piacere. No, perché diciamoci la verità, già la musica è insopportabile dal vivo, al pianoforte, suonata al pianoforte è insopportabile dal vivo. Figurati poi su, tramite Facebook, cioè. Beh, purtroppo, allora, tramite web tutto è un po' insopportabile, non cioè, in generale, nel senso che è molto finto. Ecco, io tremo all'idea di questa, sai che c'è chi ha lanciato l'idea di fare una sorta di Netflix del teatro e del cinema, No. cioè del teatro in modo che si raccoglie. Per carità, io stesso sto raccogliendo testimonianze di performance meravigliose. E istintive di persone, mi sono inventato questa cosa, però ragazzi, cioè, il teatro è un'altra cosa. Il teatro presuppone il sentire, cioè, la presenza, tutto quanto. Il teatro, io stavo pensando oggi che credo che non sia stato bloccato mai nella storia dell'umanità il teatro, nemmeno sotto la guerra, nemmeno durante la peste manzoniana, mai. Siamo proprio dei poveri stronzi noi, allora. Bisognerebbe aprire non una porta, ma un porticato. Quindi lasciamo stare, se no poi passiamo per essere, insomma, quelli che fanno attività politica. E invece no, divertiamo le persone, dai, che c'è bisogno. Oh, cavolo. Ogni tanto mi cade. Oddio, Franci, dove sei? Non lo so, se non sei uscita, io ti vedo ferma. Che è successo? Non è che sei uscita dal... Ecco, mi rivedi? Sì, probabilmente Sì. aveva bisogno di tempo per riassestarsi. No, niente, no, volevo dire un'altra, volevo consegnare un'altra perla di Sì. Pirla. No, che in realtà non è neanche mia. Balasso ha detto delle cose molto giuste sullo spettacolo dal vivo. Spettacolo dal vivo è dal vivo, non lo puoi fare in streaming, no? Perché è una cosa carnale. E allora lui dice: basta, io non mi rivolgo più né agli attori né a Franceschini. Io a questo punto mi rivolgo direttamente al virus. Suicidati. Fantastico. Sì, lui ha detto, mi ricordo che ha detto un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo, che ha fatto un paragone forte, che praticamente fare teatro online come sta succedendo adesso è un po' come scambiare l'atto sessuale con il farsi, insomma, una pugnetta su Pornhub, qualcosa del genere. Lui è bello pesante nelle sue cose, ma diciamo che c'è lo stesso rapporto. Tu pensi che sia amore, invece no. E come negarla questa cosa, no? Cioè, a me è una delle cose che manca di più, chiaramente, andare a teatro. Quindi, però dai, vediamo il bello della faccenda e vediamo che comunque riusciamo quantomeno a stare in contatto, riusciamo comunque riesci a fare anche dei monologhi bellissimi, quindi vabbè, che te devo dire? Guardiamo l'aspetto positivo nel frattempo. Ovviamente, sperando che tu riesca a suonare ben prima di Jingle Bells, insomma. Sì, assolutamente. Senti, non so, adesso si è fatta una certa. Faccio un altro monologo o leggo Dai. direttamente i commenti? Come vuoi? Questo... No, perché io farei anche tutta una puntata sui commenti. Un altro monologo ci sta bene. Ok. Va bene. Dai, vai tu, Allora monologo. faccio. Io spengo la luce, va? Ok. Come a teatro. Grazie.
con il favore della delle femmine. Il coronavirus colpisce più gli uomini delle donne. Avete già sentito questa notizia, no? Per la scienza, la causa di ciò va ricercata là dove sta la differenza tra uomini e donne, che sta, lo dice sempre la scienza, negli ormoni. Ma come negli ormoni? Ma se ci avevate sempre raccontato che la differenza tra uomini e donne sta nella ridotta capacità di raziocinio di quest'ultimo, che la loro inferiorità naturale è manifesta, nella loro inabilità alle faccende della vita e del mondo. Il dosaggio degli estrogeni adesso si scopre, ma guarda un po', ma quegli stessi estrogeni messi sotto accusa perché responsabili degli eccessi sentimentali e della nostra ridicola emotività? Proprio quegli estrogeni? E adesso si scopre che ci proteggono da questa epidemia e dai suoi effetti mortali. Ma guarda un po', eh. E allora fateci uscire. La risolviamo noi l'economia, tornando alle nostre professioni mal retribuite, e così teniamo bassi i costi del lavoro. Li facciamo ripartire noi i consumi, abbigliamento, estetiste, parrucchiere, librerie, cinema, teatro, Ikea. Ma se si fosse osservato il contrario, se tutto a caso vi fosse una minore incidenza del virus negli uomini, come credete sarebbero andate le cose? Quelli sarebbero già a piede libero, con la scusa di salvare il mondo, orgogliosi del sacrificio compiuto per rimettere in piedi l'economia e per proteggere i soggetti più deboli e meno strutturati per le difficoltà della vita, noi femmine. E così, dopo il decreto zona rossa, il decreto io resto a casa, il decreto Cura Italia, avremo un decreto esclusivamente dedicato al sesso forte italico. Donne, è arrivato l'arrotino! Produco, fatturo, sostengo, incremento, incasso e proteggo la donna e la mia prole. Sei sicuro che è tua la prole? Ma noi femmine, bello, ci proteggono già i nostri estrogeni. E allora perché? Perché siamo chiuse dentro le nostre case e le più sfortunate non sono neanche da su? Beppe, vara un nuovo DPCM. Che sia rosa, altro che tenebre, profumato e con qualche fiorellino qua e là. Beppe, schiudici il portone e sarai il gineceo a cielo aperto. Che sogno dai tempi in cui lessi Simone de Beauvoir! Qualche capitolo. Noi femmine la corona al virus gliela fottiamo e ce la mettiamo in capo. E così ci copriamo pure la ricrescita. Beppe, lavora con il favore della delle femmine, Beppe. Beppe, facci uscire! Non c'è più Francesco, l'amico mio. Vabbè, vado avanti da solo. Si vede che è andato in bagno. Vado avanti da sola? Spero ci sia ancora qualcuno. Io niente, chiuderei, perché immagino che vi siate spaccati le palle abbastanza, con il commento a questo monologo. Il commento migliore che io ho scelto tra i commenti che ho ricevuto. Con il commento... Ecco che sta arrivando Francesco. ...a questo monologo. Sono tornato a Just in Time. Il commento migliore che io ho scelto tra i commenti che ho ricevuto. Con il commento... Ecco che sta arrivando Francesco. ...a questo. Vai, vai, i commenti. Che palle questi video che partono in automatico. Ha 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 ha.
bellissimo. Io amo quelli che fanno questi commenti, li amo immensamente. Cioè, con il corpo e con la mente, diceva, si diceva da piccolo. No, fantastico. Senti, Mariangela, non era un trucco scenico per lasciarti tutta la scena, anche se tu lo saresti meritata, e casualmente è stato bellissimo, perché nel bel mezzo del monologo sei rimasta sola, tipo, è meraviglioso, vedi? L'avessimo fatto apposta. Però sono tornato giusto in tempo per ascoltarmi la perla di Pirla. Il meglio della Meglio. trasmissione. The best. Senti, allora, niente. Cioè, non la commentiamo neanche questo commento, cioè, non si commenta da solo. È Siamo degni. autosufficiente. Hai Esatto. ragione, è autosufficiente. E Io quindi. avevo preparato Dici, dici. solo un'ultima cosa che volevo magari condividere con te e con i nostri 25 lettori. Le emozioni che stiamo vivendo in quarantena, le emozioni più forti che viviamo in questo periodo, io ne ho segnate tre. Ve le butto lì così, poi magari ne riparliamo un altro giorno dopo averci meditato a lungo. Facciamo una Allora, seconda parte. la doccia, io non la faccio più come ho dichiarato, la faccio una volta ogni 10-15 giorni. Quindi quando la faccio è bella. Bella, sì, è un La seconda è la lavatrice. Ma la lavatrice perché? Io vorrei spiegare. Perché la lavatrice mi dà ancora il senso di normalità. Allora, quando io faccio la lavatrice, per un attimo penso che la vita è quella di sempre, no? sempre, E quindi mi certo. sento bene. Ho capito. E E c'è infine una la terza terza emozione. emozione, eh? C'è una terza emozione che stai per dirci? La terza emozione è stato quando ho visto il giovane che vive con me tirare una capocciata contro la lampada sul pianerottolo. È stato bellissimo. Perché sei? Ma apposta? No, era accesa, ma lui non l'ha vista. Come ha fatto? Come ha fatto? Non lo so, però questo interrogativo mi ha emozionato molto, tanto da renderlo uno dei momenti più emozionanti di questi 2 mesi. Ma anche lui è E lui si è incazzato proprio. Ah, ok. Vabbè, cioè, a questo punto però dovresti chiedergli quali sono le sue tre, così la prossima volta ce lo dici. Aleonà, diccelo. Però ci dici pure le tue. Sì, ma io le preparo perché ancora non le ho focalizzate. Ancora non Una è le la hai spesa. avute tu. Una è la spesa è un'esperienza mistica, proprio tipo il viaggio dell'eroe, proprio. Quella è una delle tre che ho individuato, sicuramente. È un'emozione. E questo è notevole, perché la spesa era alienante prima andare al supermercato, non credi? Esatto. Ma adesso lo è ancora, ma c'è tutto dietro io mi faccio la doccia prima di andare a fare la spesa, ma non perché incontrerò qualcuno, ma perché è emozionante, perché è un'esperienza mistica. Cioè, tu vuoi che, non so, Ercole quando faceva la sua cerca, cioè mica così, si metteva in gingheri sicuramente, allora anch'io mi metto in gingheri. Cioè, mi bardo, mi metto la mia mascherina migliore, ne ho due. Cioè. E quindi, vabbè, quella è un'emozione che ho individuato. Le altre due adesso devo ancora capire, te le dirò sicuramente. Leonardo dice Comunque, che penserà alle sue. Sta scrivendo il tuo compagno che è accanto, te lo dico io invece che dirtelo lui, che lui ha detto che ci penserà alle sue di emozioni. ah, ho capito. Comunque, ti volevo dire che tu stai Sì. assomigliando sempre di più a spacciatori messicani. È vero,
Qualcuno diceva che assomigliavo, vabbè, con tutti i dovuti limiti, a Charles Bronson, con la barba. Sì. Un po' indio. Ma adesso che ti cresce tutto, stai andando proprio verso gli amici di Escobar, quasi. Ecco, ok. Va bene. Ne terrò conto successivamente, insomma. Per adesso non è spendibile durante la quarantena la faccenda, poi magari dopo serve. Certo, tutto sì. Speriamo, perché bisognerà inventarsi di nuovi lavori, nuovi sì, o vecchi. Sì. O vecchi, esatto. Senti, ma quindi salutiamo. Salutiamoci. Io sono molto triste perché comunque l'emozione più grande della mia quarantena è stata questa trasmissione con te. Come sei una bravissima attrice. È la verità. Ciao Mariangela, senti, alla prossima, ai prossimi monologhi, perché io so già che tanto da qua al 3 maggio qualcos'altro viene fuori, quindi qualche stimolo, se mi viene qualche intuizione, ruba pure. Senz'altro, grazie, un abbraccio a tutti quelli che mi conoscono, così sempre sognato di dire. Va bene. Ciao Franci, ciao. Mariangela. Ciao.